E ciao a tutti e benvenuti nella nostra night routine. Questo video è in collaborazione con la mia amica e collega che stimo tantissimo, Veronica BRT. Quindi vi invito, dopo aver visto la nostra night routine, ad andare a guardare il video di Veronica e di iscrivervi al canale. In questo video vi farò vedere la reale night routine che facciamo solitamente. Io la sera non vado a fare pulizie, assolutamente, mi basta già la mattina. La sera è dedicata alla messa a letto dei bambini e al mio relax. La nostra routine serale comincia di solito intorno alle 18, perché io anticipo tutto in modo di poi mettere a letto i bambini non più tardi delle 21:30. In questa giornata Gabriele ha avuto l'allenamento in piscina, quindi comunque la nostra night routine comincia subito dopo l'allenamento. Gabriele ha già fatto la doccia, ovviamente, in piscina dopo l'allenamento e quindi, tornata a casa, mi dedico al bagnetto di Giuliana, che ultimamente proprio ama fare il bagnetto. Da quando è da mia mamma c'è la vasca, adora fare il bagnetto. Il bagnetto di Giuliana facciamo un giorno sì, un giorno no, ma anche tutti i giorni a volte, perché mangia biscottini, cioccolatini, e ragazze si impasta tutta, se li spalma nel faccino, nei capelli, le manine, quindi comunque andando di salviettine o anche lavandole solamente le manine rimangono sporchi i capelli, li ha finissimi, ne ha pochi e quindi proprio si va a vedere che sono sporchi e quindi vado a fare il bagnetto e anche lo shampoo. Ovviamente l'ho già messo il pigiamino così è pronta per andare a ninna. Lei ha già cenato perché lei cena intorno alle 17. La faccio sempre cenare prima, ho questa abitudine, e poi alla sera vado a farle il suo bel biberon di latte. E Giuliana, come potete vedere anche dagli ultimi video, anche in questo, è diventata veramente monellissima. Vedete, mi scappa, non riesco ad asciugarle i capelli, apre tutti i cassetti, è nella fase comunque della scoperta e quindi è diventata proprio terribile. Vado a dare una sistemata veloce al bagno, tolgo le tovaglie, metto nel cesto dei vestiti sporchi i vestitini che li ho tolto. E poi vado a svuotare la vasca e ragazze non vado nemmeno a pulirla perché me lo riservo per il giorno dopo quando andrò a fare le pulizie della mattina. Alla sera ragazze veramente basta, relax. Vado solamente a risciacquarla dalla schiuma e poi domani mattina se ne parlerà a pulire il bagno. Per stasera a cena sono andata a fare patatine surgelate fritte nella friggitrice d'aria, i Dino Nuggets a Gabriele e questi due Gordon Black che sono andata a mettere con gli stuzzicadenti perché tutto non ci stava nel cestello della friggitrice e così mettendoli in piedi sono andata a prendere meno spazio. Li metto per 15 minuti a 200 gradi e questa è la cena di Federico e Gabriele. Io per questa sera vado a farmi una bella tazza di latte, è una cena che io adoro soprattutto quando sono stanca nelle sere d'inverno. Io adoro il latte con Nesquik e biscotti. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcuno come me che usa fare il latte per cena. Io sto a posto così, la migliore delle cene per me, adoro proprio. Vado ad utilizzare i biscotti fior di grano della Lidl, che mangio solo quelli io nel latte. E questa è la nostra cena: patatine, Dino Nuggets, Gordon Blé e il latte per me. È riempito il personale bicchiere di Gabriele, la cena è servita.
Gabri, come ho già detto, ha già fatto la doccia, quindi vado a mettergli il suo bel pigiamino coi pua. Giulia sta già in pigiama e dopo di ciò loro giocano un pochino, stanno un altro pochino svegli. Io sistemo la roba che gli ho tolto, poi comunque c'è il lavaggio dei dentini, delle manine di Gabri e poi comunque vanno a letto. Gabriele è nella bellissima fase dell'autonomia, vuole conquistare la sua autonomia, quindi il giubbotto lo so mettere da solo e voglio metterlo da solo. I dentini so lavarli da solo e voglio lavarli da solo. Queste sono grandi conquiste per lui e io lo lascio fare, anche se comunque ci mette un po' di più, se lo aiutassi ci metteremmo meno tempo, però è giusto così, deve crescere e deve imparare a fare da solo. Ultimi minuti di gioco tra fratello e sorella, che comunque si adorano, ragazze, sono felicissima di questa cosa. Gabriele è proprio innamorato della sorella, anche se a volte non capisce che è piccolina, lui è ruento e magari le fa male. Un po' di coccoline pre-nanna e poi vado a portare i miei due cagnolini in terrazza a fare la pipì. Ultimo bisognino prima della nanna, una è la mia Sheila e l'altro è quello più nero, è Aaron, il figlio di Sheila, che è il cane dei miei genitori. Loro vanno a fare i bisognini sul terrazzo, che poi ovviamente, come dico sempre, andiamo a pulire. E alla sera tutto il caos della giornata si riduce finalmente in silenzio, anche il coniglietto Bea si gode il relax. Vado a fare il latte, l'ultimo biberon di latte della giornata a Giuliana, è la sua routine pre-nanna questa, sempre il latte prima di andare a letto, lo scaldo al microonde perché comunque sono facilitata e vado più velocemente, attivo la radiolina in modo che quando esco non la dimentico. Poi c'è il cambio pannolino e poi appunto prende il latte e comincia ad addormentarsi. A volte ci sta 10 minuti, a volte ci sta 40 minuti. Non è detto, dipende dalla stanchezza, dipende dalla giornata. Insomma, non è mai uguale la messa a letto ogni sera. La routine è sempre la stessa, ma come tempistica non si sa mai. E io con entrambi i miei figli ho adottato questa abitudine, con Gabriele solamente da neonato, con Giuliana ce la stiamo trascinando un po' di più, dell'applicazione dei rumori bianchi, dei suoni bianchi. Fatemi sapere se conoscete i suoni bianchi, sono dei suoni che inducono il sonno, ti portano a un rilassamento profondo e coprono comunque i rumori circostanti di sottofondo, come ad esempio i rumori dei lavori che per ora ci sono nel mio appartamento. Questa è la pioggia, come avrete potuto capire, e comunque si può stoppare quando si vuole, si può mettere il timer, si possono fare tante cose con questa applicazione. La mia si chiama appunto Suoni per dormire. Mi metto comodo sul lettone e iniziamo con questo bel biberon di latte a fare rilassare Giuliana prima della nanna. È la messa a letto dei bambini per una mamma un momento magico, sia perché si stacca la spina, tutto il caos della giornata si riduce in silenzio, e sia perché comunque abbracciandoli, annusandoli, senti quanto amore provi per loro, quanto sono la tua ragione di vita. E comunque è un giorno che finisce a volte con rammarichi per un rimprovero che magari potevi evitare, ma con la consapevolezza di
quanto amore provi per loro. E come d'abitudine preparo i miei vestiti per il giorno dopo, nella speranza che quando scendo dal letto alle 7 di mattina Giuliana non si svegli e quindi non devo cercare negli armadi, li preparo direttamente in bagno e poi comincio con la mia routine di struccarmi, lavarmi la faccia, lavarmi i denti no, i denti è l'ultima cosa che faccio solitamente, mi strucco, metto le cremine come state vedendo. Prima vado con la crema viso della L'Oreal, quella notte, io uso solamente quella notte, di giorno non emetto perché ho la pelle mista, grassa e con la crema mi sembra che vada a fare un altro strato di olio prima del fondotinta. Metto la crema, la porto anche dietro le orecchie, sul collo e poi vado con il siero contorno occhi della L'Ambre. E mi concentro soprattutto sulle piegoline che si formano qui alla fine dell'occhio. Poi metto la crema mani perché con tutti i detersivi che utilizzo durante il giorno e non uso i guanti, lo so, sbaglio, la crema ci sta proprio sento l'esigenza. I denti non vado a lavarli, solitamente vado a fare altro come routine proprio, perché magari posso mangiucchiare qualcosina durante la serata, vado a lavarli proprio alla fine prima di andare a letto. Preparo anche i vestiti di Gabriele, le maglie dell'asilo, le felpe e poi ovviamente mi rilasso, ragazze, ve l'ho detto, la sera è fatta per questo, vedete anche il coniglio chiude gli occhi, è fatta per rilassarsi, per staccare la spina e godersi un attimo di relax. Noi questa sera andiamo a guardare un film, ma altre volte ad esempio lavoro a editare i video, ma comunque è un momento mio a cui tengo veramente tantissimo. E dopo il film o la serie TV che sia, o dopo aver lavorato comunque di routine, questo è quello che facciamo la sera, vado a lavarmi i denti, come vi dicevo è l'ultima cosa che faccio, mi sto trovando benissimo con questo 3D White acceleratore sbiancante. Io ho lo spazzolino elettrico, prima ero scettica ma adesso da quando lo utilizzo non potrei più farne a meno, comunque è una pulizia più profonda che si va a fare. E appunto non tornerei indietro. Fatemi sapere nei commenti voi se avete lo spazzolino elettrico o se andate col tradizionale. Il mio è un Oral B, ho comprato l'alloggino e mi sono uscita in dotazione due testine, quindi comunque siamo a posto io e Fede. Poi appena saranno più vecchiotte andrò a cambiare solamente le testine. L'ultima cosa che vado a fare, anzi la penultima, è mettermi il burro cacao in modo che durante la notte comunque queste povere labbra si idratano un attimino, perché per ora mi trucco anche poco, a volte non mi trucco completamente, quindi sento l'esigenza di idratare le labbra e poi vado a spazzolarmi i capelli perché odio avere i capelli annodati prima di andare a letto, li sento sul cuscino, è una fissazione mia. E dopo aver spazzolato i capelli, veramente ragazze, buonanotte. Questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, dopo aver visto questo video, di andare a vedere il video gemello nel canale della mia collega ed amica, che è veramente bravissima, umile, anche lei, molto carina e ingegnosa. Veronica BRT, andate a vedere la sua night routine e mi raccomando di iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e per chi è nuovo iscriviti al canale. Ciao a tutti!